Ciao ragazzi, devo prepararmi il pranzo e il mio pranzo di oggi sarà una bella piada. Adesso vi spiego tutto. Perfetto, una bella piada. Devo anche sbrigarmi in realtà. Allora vi spiego tutto, oggi si torna a San Siro per la prima volta in questo 2023. Mi aspetto un viaggio di quasi 24 ore, quindi questo sarà il mio primo pranzo. E poi si sta bruciando, aspettate. Ho il treno tra mezz'ora, quindi devo muovermi. E niente ragazzi, in sintesi oggi siamo a San Siro per Milan-Torino di Coppa Italia. Sarà la mia prima partita di Coppa Italia. E per fare tutto ciò, visto che domani mattina dovrò essere nuovamente a casa per altri impegni, praticamente sono le 10 e domani mattina a quest'ora, tipo alle 9, sarò di nuovo a casa. Quindi praticamente sarà un viaggio andata, partita e ritorno, ma tipo col viaggio la notte, insomma. E sarà probabilmente molto duro. Però vabbè, per il Milan questo è altro. Allora, per arrivare a Milano ho preso prima un treno in direzione Bologna, dove ho fatto il primo spuntino con la piada che mi ero preparato. Poi l'autobus, perché c'è stato un piccolo problemino con i biglietti. E una volta arrivato a Milano ho fatto un giro a City Life, dove ho continuato a mangiare, per poi arrivare finalmente a San Siro. Dai ragazzi, che ci siamo. Siamo anche in ospitality oggi. Io ringrazio davvero Puma per questa fantastica opportunità. Sarà la mia prima volta in Coppa Italia e ammetto che ho paura di queste partite. Basta vedere l'Inter cosa ha fatto col Palma. Però dai, andiamo a vederci questa serata. Per entrare e io non vedo l'ora di mangiare, nonostante abbia già mangiato tantissimo, però lì è bello, lì l'ospitality merita. Grazie mille. La partita, però adesso andiamo a mangiare qualcosina. Allora, test del cibo: ho preso un panino che è tipo bellissimo e una pizzetta, tipo una focaccia, acqua e ovviamente non può mancare il prosecco. Assaggiamo. La focaccia è buonissima, provate. Ora assaggiamo anche il panino. Non può mancare il primo, non ho ben capito che cosa sia, però l'ho assaggiato ed è buonissimo. Dovrebbero essere tipo raviolini con salsa arrosto, boh, non lo so. Comunque sono buoni, approvati anche questi. Anche il prosecco, ragazzi. È arrivato definitivamente il momento di entrare in campo, anche perché stanno già iniziando ad arrivare i giocatori e poi forse dopo rientriamo per mangiare i dolci. Vediamo, intanto andiamo in campo. Eccoli lì i giocatori del Toro. È arrivato il momento di prendere il posto. Andiamo un po'. Eccolo qua, posto raggiunto. E questo è quello che si vede. Alla fine non ho resistito, sono dovuto andare giù a guardare da vicino. E ora il momento delle formazioni e poi si inizia. Abbiamo appena rischiato tantissimo. Va bene, ma non lo so, vediamo come va. Vediamo sto calcio d'angolo come va, il tiro di destra mi ha stupito. Oh no, palo! Ma di che tenare! No! Comunque sta difesa 3 non mi sta facendo particolarmente impazzire, cioè a me non piace in generale, poi noi non ci siamo abituati, poi vediamo. Oh, sta punizione io la vedo bene. Ragazzi, qua siamo al 43esimo, ma io nella testa ho subito deciso l'ospitale, sono tutto l'ora di andare a mangiare, sto aspettando quello da tipo da non so quanto tempo. Deschamps! Si calcia! No! Dai, che devi
quanto primo tempo si fa mangiare i dolci. Andiamo. Penso che prenderò uno di qualsiasi cosa. Come promesso ho preso uno di tutto. Ho preso sti biscotti che hanno uno cioccolato bianco e caffè, l'altro cioccolato, non ho capito cosa. Poi queste che non so, tipo sembra la mela caramellata ma con il cioccolato. Non ne ho più idea di cosa sia, sentiamo. Ma quindi è cioccolato e pistacchio. Buono in realtà, buono. Mi aspettavo una cosa croccante ma in realtà non lo è per niente. Quali sentiamo i biscotti? Avrei voluto continuare a mangiare ma sta per iniziare il secondo tempo e poi i dolci erano finiti. Era davvero buonissima quella specie di palla al cioccolato. Ok, ci siamo, giusto in tempo, le squadre stanno entrando. Allora, questo primo tempo, la difesa 3 a me non piace assolutamente, ma non nel Milan in generale. E secondo me non abbiamo i giocatori, almeno adesso, pronti per giocare la difesa 3. Potrebbero adattarsi, ma non sono pronti. Però, boh, non capisco come stiamo giocando. Un po' a tratti bene, un po' male. Non abbiamo iniziato secondo me benissimo. Vediamo, vediamo, perché è una partita di Coppa Italia di 90 minuti. Basta poco per uscire. Però, vediamo il secondo tempo. No! Facci sognare! Adesso tengo il toro, Rodriguez, il piedino fatato ce l'ha. Non abbiamo Tatarusano, abbiamo Tatarusano. No, l'ha buttato in calcio dall'altra parte, dai! Almeno l'ha buttato fuori qualcuno del toro, CC mi sa, su palo di Messias! Per palo su Messias! Doppio giallo, sì, giustissimo. Non mi ricordavo neanche che fosse pulito, però giallo adesso giusto. No, dai ragazzi, siamo uno in più, non sprechiamo questo vantaggio, chiudiamo la 90esima, anche se supplementare, non mi nascondo che una partita per supplementare rigori mi vorrei vedere. Sirava! Ah, fischia! Ma è fallo! Milinko e Zani sono cose impressionate, ci mette sempre un quarto d'ora a battere una rimessa dal fondo. Sì! Bravo! Teo calcia? No! Cosa ha preso? All'ultimo, dai! Dai Rafa! Dai, che l'ultima azione! De Sandro! Va bene, da Sandro! Supplementari! Non ci voleva! Però non vi nascondo che sarà la mia prima partita allo stadio con i supplementari e sono super curioso! Sono super curioso, non ci voleva, però sono curioso. Mettila. Dai, no, ma però... Guarda come guardila. Non ci credo, guarda. Non ci credo. Se la mette dentro... Lo sapevo che la prendevamo lì, lo sapevo! Un errore inutile! Almeno la palla! Tirati! No! Non è possibile, non è! Non entra, tira, dai, girati, bravo, andiamo, fuori dalla Coppa Italia. Non so cosa dire perché c'è, non lo so. Allora ragazzi, sono tornato in ospedale, ti avevo un goccio d'acqua e
cosa dire di questa partita. Cioè, dispiace uscire all'Italia perché una squadra come il Milan non può permettersi di uscire agli ottavi di Coppa Italia. Però noi abbiamo giocato male, particolarmente secondo me all'inizio, poi dallo stadio, non lo so. Io onestamente quando vado allo stadio non capisco nulla delle partite. Però comunque non abbiamo giocato secondo me benissimo all'inizio, per poi crescere complice anche l'espulsione del Torino. Però anche al Torino secondo me vanno dati i meriti, perché a livello di gioco non ha fatto niente, ma per come ha interpretato la partita ha fatto quello che doveva fare, c'è poco da dire. È un po' come è stato anche in campionato, infatti per ben due volte ha vinto. Non lo so ragazzi, tornerò a casa praticamente domani mattina, tipo 24 ore di viaggio, per vedere il Milan uscire dalla Coppa Italia agli ottavi. Non succedeva non so da quanti anni, e non vinciamo questa coppa non so da quanti anni. Però è stata comunque una bella esperienza quello, cioè quando vai allo stadio comunque anche se perdi è diverso, diverso. Adesso finirò la mia acqua, andrò in bagno, e anche perché tipo tra due ore ho l'autobus per tornare a casa, e niente. Quindi sono così tornato a casa dopo un viaggio praticamente di 24 ore, visto che sono partito la mattina alle 10 e l'autobus per il ritorno era alle 2:20 di notte. Però avendo l'opportunità di girare attorno a San Siro anche un paio d'ore dopo la partita ho scoperto un parco favoloso. Per il ritorno ho fatto la stessa strada dell'andata, autobus e poi da Bologna al treno fino a casa, partendo da Milano col buio e arrivando a casa con la luce del sole. Ma dopo queste 24 ore di viaggio fatte per vedere il Milan uscire dalla Coppa Italia agli ottavi contro il Torino, avevo bisogno solo di una cosa. Dormire.